Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, pronostici della settima giornata. Inizialmente dovevo farli venerdì, però visto che domani mattina dovrò fare il video post giornata di fantacalcio, poi alle 7 c'è Milan-Juve della primavera, insomma ci sono, poi mi voglio tenere sempre comunque un lavoro anche da fare, ho detto fammeli fare giovedì sera, li metto su subito, al limite li vedrete venerdì mattina, insomma non credo che sia particolarmente un problema. Cominciamo subito, non perdiamoci in chiacchiere. Cominciamo con sabato 29 con tre anticipi e secondo me due non li pronostico nemmeno. Roma-Lazio e Juventus-Napoli, ragazzi, come fai a pronosticare queste due partite? Allora, per tagliare la testa al toro, giusto per dare qualcosa, Juventus-Napoli diamo l'X, perché è una partita da tre risultati, ma siccome presto penso che ogni tanto gli scontri diretti possono finire in parità. Secondo me è più da perdere il Napoli, perché se la Juve dovesse vincere andare a 6 punti, anche se sei all'inizio del campionato, una squadra come la Juve poi è difficile da recuperare. Il Napoli, anche se dovesse vincere, è vero, darebbe però morale, però comunque il campionato è lunghissimo. Però metto l'X, proprio metto 1x, dai. Roma-Lazio invece qua io non ho particolari dubbi, io sono convinto che la Lazio vinca, non so perché, è una sensazione, non ho, metto 2 alla Lazio perché boh, così. Sensazione, ripeto. Poi Inter-Cagliari la sera. Io credo che l'Inter, insomma, col Cagliari vinca senza neanche stare a pensarci. Metto l'1 all'Inter, poi in casa, quindi 1 Inter assolutamente. Domenica alle 12:30 Bologna-Udinese. Qua è una partita un po' difficile, soprattutto per il Bologna, che secondo me pagherà ancora la vittoria con la Roma. Secondo me Bologna non sta bene fisicamente, quindi metto 2 dell'Udinese. Alle 15 Chievo-Torino. Qua due squadre che non è che stiano proprio. Metto 2 a Torino, perché il Chievo non sta proprio piacendo quest'anno. Alle 15 Fiorentina-Atalanta, sempre alle 15. Anche qua, bella partita, eh. X gol, X con gol. Via. Frosinone-Genoa, qua non ho molti dubbi, 2 del Genoa. Parma, tra l'altro, un piante che continua a segnare, ragazzi, questo da tenere d'occhio perché è molto forte. Se dà continuità, ragazzi, qua abbiamo trovato il nuovo Lewandowski, eh. La Polonia ha trovato un nuovo Lewandowski. Frosinone Genoa, che addirittura potrei diventare più forte perché secondo me è anche più tecnico, vabbè, però non dilunghiamoci in Piantec. Frosinone Genoa l'abbiamo già detto. Parma Empoli, e qua secondo me Parma vince. Poi Empoli ha pareggiato col Milan, secondo me pagherà questo pareggio. Uno Parma. Ecco, adesso l'ultima partita di domenica, poi facciamo subito quella di lunedì, poi ci che è Spal Sampdoria Spal. E do la vittoria alla Sampdoria perché la Spal secondo me ha fatto un grande avvio, adesso pian piano andrà a scemare, quindi uno. Ecco, domenica sera alle 20:30 c'è Sassuolo Milan. Ragazzi, questa è una partita che non è facile pronosticare, cazzarola. Ha fatto pure turnover oggi Sassuolo e ha vinto a Ferrara. Io qua metto, voglio rischiare. Metto l'uno al Sassuolo, gol, e se devo mettere marcatore, metto marcatore Cutrone. Quindi non so, un 2-1 per esempio. Non è da escludere. Quindi metto l'1 a Sassuolo, non so perché. Con gol, quindi gol da tutte e due le parti, marcatore Cutrone e Boateng. Così vinco anche al fantacalcio. Pensate un po'. Detto questo, chiudo dicendo che le partite visibili su DAZN saranno Inter-Cagliari, Frosinone-Genoa. E dov'è la terza? È Bologna-Udinese, le altre sono tutte su Sky. È un weekend sicuramente interessante, staremo a vedere come andranno le cose. A me intanto non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao!